C2 Group, consulenza e formazione per la scuola del futuro. Seconda giornata di Didacta 2023, la fiera che si tiene qui a Firenze, la Fortezza d'Abasso, in cui insomma si parla di innovazione, ci sono tutti i vari sviluppatori, docenti, scuole, dirigenti, pedagogisti, esperti del settore a parlare di questa scuola 4.0 del futuro della scuola, che in realtà, come continuiamo a dirci, così futuro non è, perché in realtà è già in azione adesso. Con noi qui in studio abbiamo Antonio Affinita, cofondatore e direttore generale di MOIGE, cioè il Movimento Italiano Genitori. Buongiorno, buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori. Buongiorno. E Denis Tredese, CEO di Aura Immersive. Buongiorno. Buongiorno. Allora, iniziamo dalle basi, magari iniziamo da Affinita. Che cos'è il MOIGE? Di che cosa si occupa? Il MOIGE è il Movimento Italiano Genitori, da circa 25 anni in prima fila per la tutela dei minori e dei diritti dei genitori. Si occupa di educazione, formazione e sensibilizzazione sulle grandi tematiche sociali che toccano i nostri figli, quindi problematiche collegate al tema delle dipendenze, come problematiche legate al mondo del bullismo, cyberbullismo, problematiche relative all'educazione di tutti i nostri ragazzi e nella tutela di quelli che sono anche i loro diritti e la salvaguardia di quelli che sono valori importanti per il futuro della loro vita. Quindi collaboriamo attivamente con il mondo scuola, perché è un'agenzia educativa importante, dopo la famiglia la scuola è la seconda. Assolutamente. E invece Denis, parliamo di Aura Immersive, che cos'è? Allora, Aura Immersive è una società che si presenta al mondo educational con un progetto innovativo legato chiaramente al PNRR 4.0, e questo progetto è quello di poter far sì che l'hardware, il software e i contenuti diventino un tutt'uno da portare all'interno delle scuole per fare questo fondamentale e importante cambiamento e avvicinamento da quello che è il mondo della scuola a quello che è il mondo del lavoro, che oggi ha enormi difficoltà a reperire nuovo personale formato per dare continuità. Per fare questo abbiamo creato delle partnership importanti con delle realtà, fra cui il gruppo Pico per la produzione dei visori, un gruppo internazionale, con il gruppo Custom dove per la messa a punto di alcuni sistemi hardware, fra cui una cattedra digitale e dei locker che permetteranno di poter depositare i telefonini all'interno delle scuole, che è uno dei problemi tra l'altro molto sentito in questo ultimo periodo, e poi in realtà tutta una parte di contenuti molto importanti, da qui poi nasce la collaborazione con MOIGE. Ecco. Assieme a MOIGE stiamo realizzando dei contenuti per il bullismo, per il cyberbullismo, legati al concetto dell'alimentazione, legati al concetto dello sport, il tutto per rendere sempre più partecipi e consapevoli i giovani di queste situazioni, di queste problematiche. I giovani, immagino anche i genitori. Comunque. I genitori e i giovani, chiaramente e i professori, quindi la cosa è chiaramente è circolare. Ecco, e siete a Didacta per promuovere questo progetto, immagino? Siamo qui innanzitutto per promuovere questo progetto con cui stiamo confrontandoci, perché mettere a disposizione tantissimi contenuti importanti per la società civile, che grazie ad Aura verranno anche riorganizzati, ritrasformati, messi a disposizione e anche ampliati nella potenzialità di realtà immersiva. Siamo presenti anche con il nostro centro mobile contro il cyberbullismo e altri pericoli del web qui a Didacta. Non è il primo anno, vediamo. Didacta è un momento molto forte di confronto dove la scuola italiana si interroga, e quando si interroga la scuola, prima di tutto devono esserci sempre i genitori che insieme ai docenti devono interrogarsi sulla migliore attività, formazione, educazione e attività che deve essere svolta a tutela dei nostri ragazzi. Siamo tutti sulla stessa barca. È interessante questo aspetto, perché in effetti fino ad oggi nelle nostre interviste abbiamo parlato del digitale, dei dispositivi, no, che i ragazzi utilizzano quotidianamente non solo a scuola ma anche a casa,
dei vantaggi che hanno, ma non ci siamo mai soffermati a parlare dei rischi. Cioè i ragazzi comunque tramite banalmente il cellulare, che è un grandissimo strumento per loro, siano così tanto esposti. Per esempio, hai fatto l'esempio del cyberbullismo. Assolutamente, difatti di recente abbiamo anche presentato al Senato, il 2 febbraio, la nostra nuova campagna, appunto Giovani Ambasciatori contro il cyberbullismo e altri pericoli del web. Peraltro alcuni ambasciatori sono anche qui presenti a Didacta, se avete piacere anche eventualmente di sentire le loro esperienze, proprio per cercare di dare una risposta alle scuole che ce lo chiedono, ma a questa necessità educativa molto forte da parte dei nostri ragazzi di dare una risposta. E l'indagine dell'Istituto Piepoli che abbiamo commissionato su questo tema va in questa direzione, conferma l'aumento del tema del bullismo, specie dopo i provvedimenti di lockdown che ci sono stati di recente. Quindi resta molto molto da fare, e le potenzialità di utilizzare invece la tecnologia in modo positivo, con cui stiamo avviando con questo progetto con Aura Edu for School, va in questa direzione. Che risultati vi aspettate da questo progetto? Sicuramente uno degli aspetti più importanti è quello che riuscire a trasformare dei contenuti che fino ad oggi erano planari in contenuti immersivi creerà grande interesse anche da parte dei giovani ad approcciare a questo contesto di tecnologie, e anche permetterà di poter analizzare e studiare le reazioni che ci saranno nel visionare questo tipo di contenuti. Poi l'altro aspetto che ci aspettiamo è che oltre a tutti quelli che sono appunto questi contenuti gratuiti che saranno realizzati appunto in collaborazione col Moige, che verranno dati gratuitamente a tutte le scuole, vi è anche tutto un aspetto legato alla creazione di contenuti che poi saranno dati alle scuole, in questo caso a pagamento, ma che saranno di alto valore aggiunto. Questo è un accordo che Aura Immersive ha siglato con Confindustria, e tutto quello che sarà il mondo del web, delle applicazioni legate al web e allo stesso tempo anche della sicurezza di navigare nel web. Sempre con Moige, ad esempio, stiamo parlando con il Museo del Risparmio, per insegnare ai giovani anche qual è la strada migliore per poter spendere in internet senza essere soggetti a truffe o altre cose di questo tipo. È importante. Quindi ci aspettiamo molto, non ce lo aspettiamo in tempi immediati. Chiaramente la scuola ha i suoi tempi, il PNRR è stato un miracolo per la scuola di oggi, ci vorranno anni perché avvenga il cambiamento, ma diciamo che quest'anno è l'anno dell'inizio e credo che ormai ci siano tutte le basi perché questo avvenga. E non vorrei essere venale, ma anche i soldi perché la scuola possa farlo, sì, cosa che prima in realtà mancava. Infatti molti anche dirigenti ci hanno detto in queste interviste che è la prima volta che in effetti la scuola italiana riceve così tanti finanziamenti per arrivare a questo cambiamento, che sicuramente avrà bisogno di tempo. Aggiungo che è un aspetto interessante che è emerso adesso, che in realtà è vostro anche un invito a sì, ok, investiamo anche nella formazione dei docenti, nell'attivazione di competenze nei ragazzi, ma soprattutto anche nella sensibilizzazione a quelle che sono queste tematiche. Assolutamente, difatti noi puntiamo molto a rafforzare un patto di corresponsabilità educativa tra genitori e docenti per il bene dei nostri ragazzi. Le agenzie educative che caratterizzano l'educazione dei nostri figli, dove in primis, come anche la Costituzione ci ricorda, c'è la famiglia, però accanto alla famiglia c'è la scuola e lo sport, e intorno a questa triade di realtà e di agenzie che bisogna costruire ambiti di collaborazione, di confronto e di finalizzazione educativa mirante a sostenere l'azione educativa, perché il rischio che abbiamo oggi è che a educare i nostri giovani siano i cattivi esempi che purtroppo sono sulla rete, certi messaggi che ci arrivano da un certo mondo dei rapper e dei trapper che spesso incitano a comportamenti lesionistici e di violenza. Insomma, c'è molto da fare, siamo in una fase di emergenza educativa, ci auguriamo che la tecnologia, l'impegno che stiamo mettendo tutti, associazioni, mondo delle imprese, mondo delle istituzioni, dia i frutti sperati. Non ultimo volevo aggiungere che un altro aspetto che per noi è fondamentale e importante, oggi c'è anche pochissima conoscenza e cultura da parte dei giovani di quali poi sono le conseguenze di certi atti commessi.
sia a livello di bullismo sia a livello di atti che vengono commessi in internet, dalla pubblicazione di una foto impropria che può portare anche a dei reati fino a 10 anni di galera, e tutti questi aspetti oggi sono veramente poco conosciuti da parte dei giovani e c'è veramente necessità di portarli alle loro orecchie e anche alle orecchie degli insegnanti che li seguono. Assolutamente sì. Noi ringraziamo Antonio Affinito e Denis Tredese per essere state qui con noi, vi auguro un buon proseguimento di fiera e a tra pochissimo con la prossima intervista. Grazie mille, buona giornata. Grazie a voi. C2 Group, specializzata nella realizzazione di ecosistemi di apprendimento per la scuola 4.0.